Grosso investimento in termini economici, ma soprattutto di sforzi di capitalizzazione sia del personale docente sia dei nostri studenti, anche dello stesso personale tecnico-amministrativo. Quindi, cosa, quando finalmente questa pandemia sarà almeno parzialmente buttata alle spalle, cosa che tutti speriamo possa essere già da quest'anno accademico, cosa salvare di questa esperienza? Pur, diciamo, essendo fermamente convinti che non vogliamo una formazione che sia una formazione completamente a distanza, i vostri paper, sia in ambito universitario che in ambito di scuola secondaria superiore, mettono bene in luce i limiti di questa formazione a distanza, però ne presentano anche i benefici e le opportunità, almeno per alcune popolazioni di studenti. Quindi, a partire da questa nostra ricerca, noi abbiamo pensato potesse essere interessante capire anche come in altri contesti educativi e formativi si stesse, diciamo, valutando questa esperienza della didattica a distanza. Quindi abbiamo cinque paper che riflettono prevalentemente sull'ambito universitario, tranne quello di Maria Paola Faggiano e di Antonio Fasanella, e che riflettono, diciamo, prevalentemente sugli studenti. In realtà ce ne sono due che guardano il nostro esclusivamente ai docenti e un altro anche ai docenti. Seguirei appunto l'ordine, quindi partirei dal lavoro di Maria Carmela Catone, Giuseppe Giordano, Ilaria Primerano e Maria Prosperina Vitale. E qui Ilaria, benvenuta, che Eccomi, ciao, presenterà buongiorno. il lavoro, ed è un lavoro che appunto riflette sull'esperienza degli studenti di sociologia dell'Università di Salerno. Io sono Ilaria Primerano, ringrazio Alessandra per questa interessante session all'interno del congresso AIV e oggi vi presento il nostro studio realizzato durante il primo lockdown in Italia sulla percezione della didattica a distanza degli studenti universitari di sociologia dell'Università degli Studi di Salerno. Ovviamente è una ricerca che vede coinvolta non solo me, ma appunto il professore Giuseppe Giordano, la professoressa Vitale e Maria Carmela Catone. Noi siamo a Fer noi facciamo parte del Dipartimento di Studi Politici e Sociali della suddetta Università di Salerno, mentre invece Maria Carmela Catone è membro del Dipartimento di Sociologia dell'Università di Studi di Barcellona. Vi do giusto un'idea della presentazione di oggi. Cercherò principalmente di concentrarmi sui risultati della nostra analisi, dato che l'introduzione, bene o male, ci accomuna tutti rispetto all'emergenza sanitaria del Covid e l'impatto che questa ha avuto sugli studenti e sui docenti. Quindi sarò abbastanza veloce sulla prima parte, mentre tenderò a focalizzare la mia attenzione sulla seconda parte e sull'indagine che abbiamo realizzato. E ovviamente sappiamo tutti bene che l'emergenza e la pandemia Covid ha determinato sin da subito, sia dal suo avvento nello scorso anno, importanti cambiamenti in tutti i settori della nostra società, che vanno dai nostri stili di vita, dalle nostre routine, ma che coinvolgono comunque i diversi settori economico-sociali e culturali. In modo particolare, il contesto che ha subito una ricaduta rilevante è stato appunto il sistema educativo nel suo complesso, inteso nel suo complesso, e in particolare il sistema universitario. Infatti, se torniamo indietro di un anno, ci ricorderemo sicuramente che a inizio marzo, se non sbaglio il 5 marzo, fu emanata la prima misura restrittiva del Covid, che ha riguardato proprio la chiusura
diciamo, la riduzione delle scuole di ogni ordine e grado, quindi inclusa le università. Siamo appunto nel mese di marzo e quindi sappiamo bene che l'inizio del primo lockdown in Italia ha coinciso con l'inizio del secondo semestre dell'anno accademico 2019-2020. Quindi è proprio questo mese che sancisce in qualche modo un breaking point per le università italiane, che si sono ritrovate a dover necessariamente ripensare ai propri spazi, di dover affrontare e proporre nuove e diverse modalità di fruizione dei servizi che le stesse università offrono e soprattutto hanno dovuto implementare modalità di didattica di emergenza, modalità di didattica a distanza. In particolare la DAD, e quindi l'introduzione della didattica a distanza, che è andata a sostituire la tradizionale didattica face to face, ha prodotto significative trasformazioni sia nei processi di insegnamento, quindi per i docenti, ma anche nei processi di apprendimento degli studenti, non solo in termini spaziali, quindi pratici, ma anche e quindi dei luoghi di studio, dei luoghi di incontro per gli studenti, ma anche nelle capacità relazionali e pratiche degli studenti, nonché nelle loro differenti rappresentazioni identitarie, che sono in parte riconducibili appunto ad una assenza di pianificazione della didattica a distanza, che è avvenuta invece in un momento di crisi inaspettato. Infatti, in tale contesto si sono, e soprattutto nell'ultimo anno, sono stati sviluppati diversi studi che mirano ad esplorare da un lato le sfide, dall'altro le opportunità e le potenzialità che gli strumenti learning hanno sia dal punto di vista dell'apprendimento, ma anche dell'insegnamento. Quindi per capire se effettivamente l'investimento che le università hanno fatto nei processi hardware e software della didattica a distanza potranno ancora essere sfruttati in futuro. Quindi sono stati svolti questi differenti studi che hanno portato ad evidenziare i diversi fattori che hanno inciso sul processo di apprendimento degli studenti. Naturalmente, le università hanno risposto prontamente e in pochissimo tempo all'emergenza sanitaria, ma purtroppo l'impatto che il lockdown ha avuto su tutta la comunità universitaria è rilevante. Si va dai docenti che hanno dovuto comunque in qualche modo ripensare sia il contenuto dei propri corsi e sia le modalità di erogazione degli stessi, non più in presenza, quindi con un'interazione diretta con lo studente, ma a distanza con un'interazione completamente diversa, che è un po' quello che si vede anche purtroppo nei congressi e nei convegni. Noi siamo chiamati ad interfacciarsi e a relazionarsi purtroppo tramite uno schermo. Dall'altra parte invece abbiamo gli studenti, che sono i principali destinatari dei servizi che offrono le università, che hanno dovuto affrontare una situazione particolare di crisi e si sono dovuti adattare in tempi brevissimi alla didattica a distanza. Quindi in questo contesto abbiamo inserito il nostro lavoro, che mira ad esplorare l'impatto della pandemia sull'esperienza didattica vissuta dagli studenti iscritti ad un corso di laurea triennale magistrale in sociologia dell'Università degli Studi di Salerno, andando ad analizzare l'esperienza d'uso che gli stessi hanno avuto dei tool di supporto alla didattica a distanza e le competenze digitali possedute dagli stessi studenti, l'efficacia percepita dagli studenti rispetto alle piattaforme digitali che hanno utilizzato, sia in termini di facilità di utilizzo, sia di necessità di utilizzo degli stessi, e l'utilità appunto dell'intero sistema di apprendimento a distanza. Focalizzando la nostra attenzione appunto sull'attività di formazione a distanza, sia in termini di lezioni, ma anche di esami, di sedute di laurea, che purtroppo ancora oggi in gran parte vengono erogati online, è possibile far risalire a circa una settimana dall'emanazione del decreto Io resto a casa, quindi siamo nell'11 marzo, quindi una settimana dopo, a partire dal 16 marzo, l'Università degli Studi di Salerno ha reso disponibile per tutti i corsi di laurea le lezioni online,
tramite una sezione dedicata del sito e utilizzando, investendo sulla piattaforma Microsoft Teams, che contestualmente alla realizzazione di guide all'uso sia per docenti che per studenti su come utilizzare gli strumenti che l'università ha messo a disposizione per le attività e-learning durante il periodo di pandemia. La nostra indagine è stata svolta appunto durante il primo lockdown e quindi in qualche modo risente del carattere emergenziale della didattica a distanza d'inizio pandemia. Infatti non abbiamo alcuna pretesa di generalizzare i nostri risultati ottenuti, ma piuttosto di fare un focus e quindi di ottenere dei risultati inerenti ad un gruppo specifico di studenti, che appunto sono gli studenti di sociologia dell'Università degli Studi di Salerno e che hanno sperimentato proprio la fase iniziale della didattica a distanza nel secondo semestre dell'anno scorso. E quindi stiamo parlando di un questionario costruito e somministrato nei mesi compresi tra maggio e giugno dello scorso anno. Il questionario è stato strutturato in diverse sezioni, volte ad indagare diversi aspetti che abbiamo ritenuto fondamentali e caratterizzanti di questa inedita esperienza di apprendimento. Quindi da una parte abbiamo rilevato le informazioni sociodemografiche degli studenti, dall'altro siamo interessati ad individuare e a capire quali sono le competenze digitali iniziali di questi studenti e quindi poi le loro capacità di utilizzo dei dispositivi. Dei dispositivi digitali messi a disposizione dall'università per la fruizione della didattica a distanza. Una terza sezione riguarda appunto l'organizzazione della didattica a distanza nei corsi di laurea a quali fanno parte, a quali sono iscritti presso il Dipartimento di Studi Politici e Sociali e l'uso che hanno le difficoltà di utilizzo degli strumenti di Microsoft Teams, quindi della piattaforma specifica utilizzata dall'università, e nonché nell'ultima sezione la percezione dell'apprendimento a distanza, rilevato attraverso le scale del differenziale semantico. Il questionario è stato compilato da 100 studenti, il cui profilo sociodemografico è qui brevemente presentato. Quindi abbiamo un collettivo di studenti prevalentemente donna, con un'età mediana di 21 anni, iscritti full time ai corsi di laurea, in particolare ai corsi di laurea triennale di sociologia, in particolare primo e secondo anno della laurea triennale, che non hanno cambiato la propria residenza. Quindi continuano a vivere, sono inseriti in contesti familiari composti da quattro o più membri, dei quali almeno uno o due membri hanno un contratto di lavoro attuale. Per quanto riguarda invece le loro esperienze, stiamo parlando di studenti alle prime armi con la didattica a distanza, che la stanno sperimentando e quindi hanno dichiarato di non avere alcuna conoscenza pregressa sugli strumenti ICT per la didattica a distanza, quindi per l'e-learning, che però nonostante ciò hanno partecipato alle lezioni online, hanno studiato grazie ai materiali che sono stati condivisi dai docenti durante le lezioni che hanno seguito e che dichiarano comunque di preferire una modalità di didattica di tipo blended, non a distanza, ma che comunque tende a coniugare i principali aspetti dell'e-learning con l'utilizzo anche dei software attuali che sono stati resi disponibili online. Questo aspetto è stato in parte analizzato grazie ad un'integrazione di differenti tecniche di analisi. Quindi, da una parte abbiamo avuto modo di delineare il profilo degli studenti che abbiamo intervistato, dall'altro invece le differenti sezioni del questionario sono state analizzate grazie all'utilizzo di metodi fattoriali, in particolare abbiamo utilizzato l'analisi delle corrispondenze multiple e dall'altro ci siamo focalizzati sull'aspetto della percezione, quindi sull'ultima sezione del questionario.
scenario, definendo e applicando una tecnica di analisi innovativa che è in grado di estrarre la definizione e quindi la percezione che uno studente ha rispetto ad un concetto generale rilevato grazie al differenziale semantico, ma per mezzo dell'analisi delle reti sociali. Quindi, in particolare, che cosa abbiamo? Abbiamo analizzato cinque differenti sezioni utilizzando le informazioni sociodemografiche come informazioni supplementari nelle mappe fattoriali, quindi nell'analisi delle corrispondenze multiple. Dall'altra parte abbiamo quattro differenti concetti che sono stati utilizzati nell'ultima sezione del questionario per descrivere e per delineare la percezione dell'apprendimento a distanza, grazie alla tecnica grazie all'analisi delle reti sociali, siamo riusciti ad ottenere quattro differenti reti di aggettivi. Quindi, passando ai risultati, cosa abbiamo ottenuto? Dall'analisi soprattutto per quanto riguarda le digital skills, come vedete evidenziato anche nel grafico, c'è un netto contrasto tra gli studenti che hanno elevate competenze digitali e gli studenti che invece hanno competenze di base. E per quanto riguarda invece i dati personali che abbiamo utilizzato in supplementare, vediamo che gli studenti con elevate esperienza sono in realtà studenti maschi che prediligono un'attività di didattica tradizionale, ma che in qualche modo sono comunque fiduciosi rispetto a ciò che la didattica a distanza possa offrire. D'altra parte, invece, abbiamo la sezione sui tool digitali utilizzati per la didattica a distanza e anche in questo caso vediamo una contrapposizione tra gli studenti. Da una parte abbiamo gli utenti attivi, quindi tutti gli studenti, tutti quegli studenti che hanno comunque utilizzato gli strumenti disponibili online, ad esempio le classi, le virtual room, hanno seguito dei workshop, hanno utilizzato le chat, hanno partecipato ai ricevimenti, che diciamo, si contrappongono agli studenti invece occasionali che invece non hanno utilizzato, hanno utilizzato poco e hanno sfruttato poco le potenzialità degli strumenti della didattica a distanza. Invece, per quanto riguarda la facilità di utilizzo di tutte le applicazioni disponibili in Microsoft Teams, abbiamo una contrapposizione tra facilità di utilizzo e difficoltà di utilizzo, che in qualche modo sembra quindi caratterizzare le differenti app rispetto al loro contenuto. Nonostante ciò, però, la maggior parte degli studenti riconosce la necessità di utilizzo di questi strumenti digitali per affrontare una tale situazione di emergenza. L'ultima ACM invece cerca di far emergere il grado di accordo o disaccordo che gli studenti hanno rispetto a tutta una serie di item. In particolare cerchiamo di capire se gli studenti si sono sentiti a proprio agio quando hanno partecipato alle discussioni in videoconferenza, sia con il docente ma anche con i propri pari, quindi con gli studenti, se riconoscono l'efficacia della comunicazione online e dei ricevimenti sia in chat che in videoconferenza e se sono riusciti a sviluppare un senso di appartenenza alla comunità online degli studenti. Quindi, da una parte, in questo caso, abbiamo gli studenti che si sono mostrati con un atteggiamento positivo, quindi che sono in accordo con le affermazioni che noi abbiamo inserito nel questionario, quindi, ad esempio, hanno riconosciuto l'efficacia della comunicazione, non si sentono ansiosi durante le lezioni online. Non hanno avuto difficoltà ad interagire con i docenti o con gli altri studenti, e dall'altro invece abbiamo tutti quegli studenti che invece mostrano un disaccordo rispetto a questi item. In particolare, sempre guardando poi alle informazioni in supplementare, quindi alle informazioni socio-anagrafiche, vediamo che abbiamo sempre lo stesso gruppetto di studenti maschi e che credono fortemente nella didattica a distanza, che caratterizzano gli atteggiamenti positivi rispetto agli item
agli item che abbiamo considerato. Ilaria, scusami, dovresti accelerare. Assolutamente sì. D'altra parte abbiamo effettuato delle analisi grazie al differenziale semantico, abbiamo trasformato i dati con una codifica ad hoc che ci ha permesso di ottenere delle reti di aggettivi, quindi passando da una matrice di affiliazione dove abbiamo aggettivi per individui per aggettivi ad una matrice di adiacenza definita aggettivo per aggettivo. In questa rete di adiacenza, in seguito ad una procedura di threshold dei legami, riusciamo ad individuare il core della rete, quindi la parte centrale, gli aggettivi che maggiormente contribuiscono alla definizione del concetto. Abbiamo quattro differenziali semantici che riguardano quattro differenti aspetti: comunicazione online, supporti tecnologici all'apprendimento, autoapprendimento e didattica a distanza. Dalle analisi che abbiamo effettuato, sulle quali posso certamente rispondere a tutte le vostre curiosità, abbiamo rilevato che gli studenti tendono a rispondere considerando e dando una connotazione positiva ai quattro aspetti, quindi definendoli principalmente utili, ma anche chiari, semplici e permissivi, vista poi la natura stessa della didattica a distanza, che permette allo studente di organizzare i propri tempi e i propri spazi. E dall'altra parte abbiamo individuato un aggettivo, che è l'aggettivo utile, che agisce da ponte collegando le due differenti connotazioni positive e negative che vengono date dai quattro concetti, che è particolarmente evidente quando andiamo a parlare proprio della percezione della DAD e dell'utilizzo degli supporti tecnologici, che invece sono stati anche definiti impegnativi, rigorosi, o in qualche modo problematici. Quindi, concludendo, il nostro studio ha da una parte un aspetto positivo, che è quello di non subire di un bias di memoria, dato che è stato realizzato proprio all'inizio e durante il primo lockdown, quindi con studenti che non avevano ancora avuto idea della didattica a distanza. D'altra parte, però, ha un limite, che è proprio quello del simple bias, dato che gli intervistati sono gli studenti che hanno in qualche modo sperimentato la didattica a distanza, ma seguendo determinati corsi del corso di laurea in sociologia. Cosa abbiamo rilevato? Che gli studenti, grazie in questo periodo, sono riusciti ad acquisire una maggiore consapevolezza dell'uso delle competenze digitali, che ne hanno riconosciuto le potenzialità e nonostante le poche difficoltà che hanno incontrato nel loro utilizzo, e che in generale sono soddisfatti per le attività fornite, si sono sentiti a loro agio durante queste attività. Invece, per quanto riguarda l'analisi del differenziale semantico, notiamo che gli studenti tendono a definire in modo positivo le attività di e-learning, ovviamente evidenziando però delle connotazioni negative per quanto riguarda proprio l'utilizzo degli strumenti digitali. Posso io fare una domanda veloce a Ilaria? Oh, Allora, ti volevo. voglio solo rivedere. Ok, eccomi. Sì, io volevo chiederti se avevate pensato, se sì, insomma, quando pensate di collocare questa nuova rilevazione, se avete pensato a un secondo round di questa indagine. Insomma, sicuramente sarebbe estremamente interessante poter fare delle comparazioni, cogliere le forme di evoluzione. Poi mi ha colpito il dato sul genere, avevo notato questa strabordanza Di donne. di donne, e mi domandavo se. Come dire, se al confronto tra popolazione e campione il dato risulta essere in linea o se invece hanno proprio risposto di più le donne e No, diciamo che cioè, tendenzialmente la popolazione di iscritti a sociologia, al corso di laurea sociologia a Salerno è prevalentemente femminile, quindi rispecchia appieno la popolazione di riferimento. D'altra parte, sì, ci sono futuri sviluppi rispetto alla nostra indagine, che ho evitato di dire perché ero già andata oltre i tempi, e stiamo pensando ad uno studio comparativo sia nel tempo che nello spazio. Cioè, da una parte vogliamo ripetere l'indagine con i nostri studenti di sociologia, dall'altra vogliamo
presentare la stessa indagine agli studenti di sociologia, però dell'Università degli Studi di Barcellona, Ah, quindi dove ok, va bene, insegna dove Maria Carmela. c'è Maria Carmella, Sì. certo. Quindi così abbiamo un confronto sia temporale nello stesso spazio, ma anche tra nazionalità diverse. Beh, potreste esportare a questo punto l'idea anche in altri settori disciplinari, a questo punto, irradiandovi. Assolutamente sì, così forse riusciamo anche ad evitare il nostro problema di bias del tempo, quello del campione. Non ci sono altre domande? Ti farei io una domanda e Assolutamente. un'osservazione. L'osservazione che mi aveva già colpito nel paper, tu poi l'hai ripetuta nella presentazione, è che gli studenti che voi definite higher skills sono di sesso maschile. E mi aveva colpito perché di fatto è una percezione. Cioè loro dichiarano la loro percezione Assolutamente sì. di avere delle skills e mi ha ricordato delle ricerche sulle competenze che avevamo fatto, pubblicato con Carla Facchini, in cui gli studenti di sesso maschile si dichiaravano sempre competenti su tutto, anche quando avevano dei voti e delle medie decisamente inferiori alle colleghe, appunto, di sesso femminile. Quindi questa cosa mi aveva insomma, Ok, in questo colpito. caso riguarda proprio l'utilizzo di alcuni dispositivi, quindi abbiamo chiesto di indicare se hanno utilizzato o meno in passato determinati strumenti. Quindi non Quindi però se sono non in è una... grado di utilizzarli No, 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 se li bene, hanno cioè io potrei. utilizzato, quindi se hanno utilizzato, se hanno fatto shopping online, se conoscono l'e-commerce, se hanno dei certificati ICT, quindi proprio Quindi delle... non Sì. è una In questo percezione. caso no, non è una percezione. Ok, e invece un'altra domanda che ti volevo fare è se, siccome secondo me la parte più interessante del vostro articolo è proprio l'analisi delle reti sociali sulle scale di differenziale semantico, quale interpretazione vi siete dati della connotazione ambigua, cioè nel senso che è a questo punto anche negativa, soprattutto della percezione della DAD? Ma anche dei supporti tecnologici all'apprendimento, perché sulla percezione della DAD me lo sarei aspettato, sui supporti tecnologici all'apprendimento meno. Perché secondo me, cioè, secondo me, ritorniamo comunque al discorso degli studenti che nelle mappe fattoriali sono quegli studenti che non hanno conoscenze di base rispetto all'utilizzo dei dispositivi tecnologici per l'apprendimento, che quindi quando si sono trovati ad affrontare la didattica a distanza utilizzando e sperimentando nuovi software hanno incontrato maggiori difficoltà. E quindi l'accezione negativa che viene data a questi due concetti in qualche modo riconducibile al loro background è comunque una sorta di conferma rispetto a quello che ci viene detto dell'analisi fattoriale. Come vi ha anticipato Alessandra all'inizio di questa presentazione, io vi mostrerò una parte del lavoro che ci tiene impegnate da un anno circa e che ci terrà impegnate per un altro annetto. Quindi noi siamo nel pieno della riflessione, perché siamo proprio a metà del percorso. Abbiamo raccolto tutta una serie di dati, fra l'altro qua ve ne presenterò una parte, perché poi la ricerca, come vedremo, è più ampia, ma stiamo iniziando a rielaborare una parte di questa raccolta di dati. In questo specifico contributo, noi ci occuperemo in particolare, il nostro focus sarà sui docenti. Quindi velocemente la presentazione di che cosa tratterà. Appunto, vi vorrei mostrare alcuni dati di contesto, alcuni elementi che vi mostreranno da dove siamo partiti e dove vorremmo andare. Cercherò di offrirvi alcuni elementi del quadro teorico come dire, che ci hanno aiutato poi a condurre l'analisi. Entrerò nel merito del nostro obiettivo di ricerca e poi ovviamente non mancherò di presentarvi le caratteristiche del campione e mo vi mostrerò la tecnica che noi abbiamo scelto di utilizzare, che è una latent path analysis, vedremo perché utilizziamo proprio questa tecnica, ma soprattutto mi piacerebbe iniziare a mostrarvi alcuni dei risultati a cui siamo arrivate e molto importante per noi in questa fase sarebbe avere un vostro feedback su quello che vi mostrerò a breve.
Come vi dicevo, è un team, come vi diceva già Alessandra all'inizio di questa sessione, come molte università, anche Milano Bicocca ha offerto un finanziamento per entrare nel merito di questo shock che abbiamo subito tutti, e le università non fanno eccezione, rispetto appunto a questo stravolgimento nella didattica. Quindi c'è stato questo finanziamento che sta impegnando quattro gruppi di ricerca differenti, uno è il nostro, coordinato appunto da Alessandra De Cataldo. Il nome di questo progetto è Dare valore all'emergenza, analizzare l'esperienza didattica e relazionale per progettare nuove proposte formative e sostenere la terza missione. Questo assegno, diciamo, alla base c'è il finanziamento di un assegno, il periodo di finanziamento è biennale, quindi da ottobre 2020 saremo impegnate, come dicevo, fino a settembre 2022. Il gruppo di ricerca è veramente interdisciplinare, coinvolge oltre a me e Alessandra, che siamo delle sociologhe, anche diversi pedagogisti, degli psicologi e anche un collega proveniente dall'area più scientifica. Quindi, riprendendo il filo del discorso, Ilaria l'ha anticipato, le università, e l'ho ripetuto all'inizio di questa presentazione, grandissimo shock, arriva la pandemia, le università sono state costrette a ripensarsi. Soprattutto la pandemia, come tantissimi ambiti sociali, ha scoperchiato alcuni problemi, ha reso più evidente le vulnerabilità della propria organizzazione, del proprio sistema. Però al contempo, come tutte le grandi crisi, anche questa offre delle opportunità di ripensamento. Quindi alla pandemia va riconosciuto il merito di aver riportato al centro dell'attenzione le attività legate alle modalità didattiche e di insegnamento dei docenti. Quindi le università hanno reagito, lo sappiamo, no? Sappiamo che anche le scuole hanno reagito, le università hanno reagito investendo nel giro di pochi mesi, non solo Bicocca, tante università hanno ripreso, anzi meno di qualche mese, perché già dopo un mese sono ripartite le lezioni a distanza, pur come dire, nello shock generale che era in corso, e certo, le attività di distance learning sicuramente hanno cambiato, hanno obbligato i docenti a rimettersi in discussione, perché questo ripensamento ha coinvolto nuovi strumenti, nuove risorse, nuove tempistiche, nuovo tutto. Quindi qual è l'obiettivo della nostra presentazione? Del nostro lavoro, direi, questa è solo la presentazione. L'obiettivo del nostro lavoro in questo caso è focalizzarsi su alcuni indicatori soggettivi di percezione e su alcuni comportamenti autoriportati da parte dei docenti sul distance learning. Obiettivo è dunque monitorare la qualità dei processi, considerando una serie di fattori, quali ad esempio le caratteristiche individuali che possono influire sull'accettazione e sull'uso delle tecnologie di insegnamento, così come anche capire come si relazionano queste variabili tra loro e rispetto al contesto. C'è da dire che la maggior parte degli studi si concentrano sugli studenti, quindi la letteratura non è amplissima al momento sui docenti, non abbiamo una grandissima letteratura. Quindi l'obiettivo di questo contributo è analizzare attraverso un modello di variabili latenti la relazione tra conflitto lavoro-famiglia, stress tecnologico e ansia, oltre alla disponibilità, la percezione di utilità e la facilità di utilizzo delle risorse tecnologiche sulla vita dei docenti. Abbiamo ipotizzato inizialmente che il conflitto lavoro-famiglia, la disponibilità di tecnologie e lo stress siano variabili latenti positivamente legate tra loro.
mentre supponiamo anche che vi sia una relazione inversa nei valori rilevati tra conflitto, lavoro, famiglia, stress e ansia da un lato, disponibilità di risorse, utilità e facilità di utilizzo dall'altro. Quindi questa è stata la nostra ipotesi. Quel poco di letteratura che noi abbiamo trovato, sinceramente, continueremo a cercare, però questo è più o meno quello che abbiamo trovato, mette in effetti, come dire, questi studi mettono in relazione queste variabili che noi abbiamo già all'inizio ipotizzato di approfondire. Quindi la disponibilità tecnologica è sicuramente un fattore centrale. Alcuni di questi primi studi, se vedete, sono tutti studi condotti in modo molto recente, no? Sotto pandemia, cosa evidenziano? Evidenziano che la disponibilità tecnologica è un aspetto centrale per comprendere come i docenti vivano il loro, scusate, vivono il loro lavoro, no? L'insegnamento. Questi stessi studi, alcuni di questi studi evidenziano che moltissime università hanno messo a disposizione delle piattaforme e come talvolta i docenti siano addirittura ricorsi a servizi esterni pur di essere aiutati nel loro lavoro di insegnamento. Quindi piattaforme esterne a supporto della didattica. Questi studi concludono che è necessario supportare da un punto di vista della disponibilità tecnologica i docenti affinché appunto il lavoro sia svolto al meglio. La distance learning, sottolineano questi studi, ha sicuramente causato un declino nella qualità della vita dei lavoratori, dei docenti, e questi fattori di stress e questi fattori di fatica sono identificabili nello stress per l'uso delle tecnologie e anche per un ridotto equilibrio tra lavoro e vita privata. Ci sono anche situazioni in cui le università avevano, e lo sappiamo anche Bicocca, ma non solo Bicocca, tantissime università avevano comunque già avviato un percorso di distance learning misto, magari in forma blended. Cosa evidenziano questi studi? Evidenziano che laddove invece i docenti, anche sotto pandemia, avevano una buona familiarità con le tecnologie, lo stress derivava dai tempi di preparazione dei materiali, materiali adeguati per il distance learning. E anche lo stress in questa situazione di pandemia è stato riconducibile al disagio nel mantenimento di un equilibrio tra lavoro e famiglia. Variabili cruciali, secondo questi studi, sono risultate la flessibilità, l'accessibilità, la facilità d'uso percepita, l'interazione e la connessione. In particolare ricorre la questione della qualità della connessione ad internet come fattore, come dire, di controllo dello stress, dell'ansia. Quindi, tornando alla nostra ricerca, cosa abbiamo fatto? Sono stati somministrati nel periodo tra ottobre 2020 e gennaio 2021 1.205 questionari. Faccio notare che a differenza dell'indagine di Ilaria, noi ci siamo, come dire, ci siamo orientate verso, anche perché la ricerca ha avuto dei tempi tecnici di finanziamento, al primo semestre del nuovo anno accademico, quindi la pandemia in realtà era già in corso da un 6, 7, 8 mesi. Quindi 1.205 questionari a docenti che hanno svolto almeno un corso nel primo semestre. Il questionario è stato somministrato con la tecnica CAVI, Computer Assisted Web Interviewing, e sono stati distribuiti attraverso le email istituzionali tramite piattaforma Qualtrics. Alla fine, i questionari validi sono risultati 486. È un numero, non avremmo preferito ovviamente 1.205, ma insomma un tasso di caduta in fondo nemmeno tanto rilevante. Comunque un numero di questionari validi che ci ha consentito di portare avanti le analisi che adesso vi mostrerò. Quindi, latent path analysis, perché questa tecnica?
questa tecnica viene utilizzata per esaminare una relazione strutturale ipotizzata in cui vi è un modello fattoriale sottostante relativo alle relazioni tra indicatori e alle variabili latenti, e una relazione di struttura che si riferisce ai collegamenti tra variabili latenti. Noi abbiamo ipotizzato una serie di variabili latenti anche sulla base della letteratura di cui vi stavo parlando. Questo indice, questo coefficiente di affidabilità ci inizia a dire sulle singole variabili che va bene, sono abbastanza solide come variabili latenti. In particolare, che cosa abbiamo, su cosa ci siamo focalizzati? Quindi su variabili relative, scusate, variabili latenti relative a conflitto lavoro-famiglia, tecnostress, ansia, disponibilità di tecnologie, che abbiamo visto essere una variabile fondamentale per capire il funzionamento del distance learning. Ci siamo focalizzati anche su quanto i docenti ritenessero utili le tecnologie e anche su quanto considerassero facile l'utilizzo. Brunella, devi Devo essere più veloce tagliare. perché hai solo 3 minuti per finire, sì. Caspita, va bene, ok, andiamo molto veloci. Gli indici della bontà di adattamento sono discreti, stiamo cercando di migliorare questo modello, però siamo nella direzione giusta. Sotto le variabili latenti ci sono tutta una serie di item che qui ho riportato, ma fidatevi, insomma, sono degli item che contribuiscono alla costruzione appunto di queste variabili latenti. Arriviamo alla parte più interessante, cioè i risultati. Cosa vediamo? Vediamo le nostre variabili latenti distribuite su questa schermata che vedete. Partiamo dalla disponibilità di risorse e cosa osserviamo? Che vi è una relazione inversa e significativa tra disponibilità di risorse da un lato e tecnostress, ansia e conflitto famiglia-lavoro dall'altro. In particolare, la relazione col tecnostress e il conflitto lavoro e l'ansia appaiono collegate alla carenza di risorse tecnologiche disponibili. Osserviamo anche che cosa? Che vi è una rilevante, statisticamente significativa relazione tra il conflitto lavoro-famiglia e lo stress tecnologico da un lato, lo stress tecnologico e l'ansia dall'altro. È meno forte, ma comunque degna di nota, la relazione tra conflitto lavoro, famiglia e ansia. Su questo potremmo aprire un grandissimo dibattito, però inizio a mostrarvi soltanto i risultati. Si osserva invece una relazione non statisticamente significativa tra le variabili latenti legate allo stress, all'ansia, al conflitto lavoro famiglia e la percezione di utilità delle tecnologie. Si osserva invece una relazione inversa, statisticamente significativa, tra conflitto lavoro-famiglia, tecnostress e ansia da un lato e percezione della facilità di utilizzo dall'altro. Questa relazione più marcata tra tecnostress e ansia e percezione della facilità di utilizzo, mentre è minore, ma comunque rilevante, nella relazione tra conflitto lavoro-famiglia e facilità di utilizzo. Infine, vi è una relazione diretta e significativa, seppur non particolarmente forte, tra percezione dell'utilità delle tecnologie e percezione della facilità di utilizzo. Conclusioni. Potremmo fare tantissime considerazioni, però fondamentalmente anche noi abbiamo osservato come è assolutamente centrale offrire un piano di sviluppo digitale che tenga conto sia da un lato delle difficoltà incontrate dai docenti, ma anche e soprattutto forse legato all'offrire risorse e formazione, in modo che sia supportato il lavoro dei docenti. Si potrebbero fare tantissime cose, cito soltanto ad esempio un help desk di Ateneo, una maggiore, come dire, trasferimento di competenze rispetto all'interazione con gli studenti e le studentesse, insomma, tantissime cose sottostanti un piano di sviluppo digitale, confermato appunto la centralità di questo impatto che la carenza di risorse, ha sul conflitto lavoro-famiglia e sullo stress tecnologico e l'ansia. Diamo la parola adesso a Maria Dentale che presenta appunto la ricerca sulle matricole di scienze sociali della Sapienza,
Il lavoro che mi accingerò ad illustrare dal titolo E-learning e fruizione delle lezioni da parte delle matricole universitarie, stili di partecipazione alle lezioni di un insegnamento di scienze sociali in Sapienza, è stato portato avanti, condotto e condiviso con i professori Antonio Fasanella e Fiorenzo Parziale. E più nello specifico, l'obiettivo della presentazione è quello di discutere i risultati ottenuti a seguito della realizzazione di un'analisi esplorativa volta a comprendere se la partecipazione alle lezioni in modalità DAD si associ, eventualmente accentuandole, alle diseguaglianze educative dovute all'origine sociale degli studenti. Come vedremo, lo studio ha consentito di identificare differenti stili di partecipazione e di fruizione della DAD e ha consentito di formulare delle primissime risposte ad una serie di domande di fondo sugli effetti della DAD sui livelli di apprendimento e di rendimento degli studenti. In particolar modo, ci siamo chiesti se la DAD possa essere definita come una pratica che contribuisce alla riproduzione delle diseguaglianze educative dovute all'origine sociale, o se invece essa rimoduli e appiani le differenze, o se ancora si mostri tecnicamente neutra. Quali sono gli effetti della digitalizzazione? Sappiamo bene, è stato già detto, che l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19 ha impresso una improvvisa accelerazione alla finora relativamente blanda, così la definisce GUI, introduzione delle tecnologie digitali nel sistema di istruzione italiano, sebbene la direzione di questo processo sia foriera di scenari a volte anche contraddittori e potenzialmente opposti, alcuni problemi. Da un lato, l'uso pervasivo del digitale potrebbe quindi comportare una ridefinizione delle pratiche pedagogiche, appunto da avvicinare l'istruzione all'addestramento tecnico, con la messa in discussione quindi delle identità pedagogiche tradizionali e dell'organizzazione curricolare dei saperi disciplinari. Dall'altro, questo è un altro problema ancora, le nuove forme di insegnamento digitale, anzi questa in realtà è l'opportunità, comprese quelle tipiche della DAD, potrebbero creare nuovi spazi e modalità di interazione, tali da favorire la partecipazione, in particolare per varie ragioni, come quelle legate al lavoro, alle problematiche di salute, di chi, anche quando, diciamo, viene presupposta la lezione in presenza, non può agevolmente partecipare. Quindi, andando a problematizzare le opportunità d'uso delle tecnologie digitali, i cui effetti abbiamo ritenuto non siano né neutri ma nemmeno deterministicamente orientati, la nostra attenzione si focalizza sul modo in cui le AST vengono impiegate, quindi socialmente assemblate, in specifici ambienti di apprendimento, i cui significati dipendono innanzitutto dalle condizioni socioculturali, quindi dal background specifico degli studenti. Prestando particolare attenzione a quest'ultimo aspetto e concentrando, insomma, focalizzando sempre la nostra attenzione sulla DAD, abbiamo visto, sappiamo che è stato già detto in realtà che la riorganizzazione dell'offerta formativa sembrerebbe avere avuto all'università un impatto differente di quanto rilevato, per esempio, nella scuola secondaria di secondo grado. Infatti, l'università sta investendo nell'e-learning già da diversi anni, facendo leva anche su un uso più intensivo da parte degli accademici delle ICT rispetto agli insegnanti scolastici. Ed è ancora più rilevante notare come sul versante della domanda, diciamo che valga soltanto in parte quanto riscontrato negli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, in termini quindi di accentuazione delle diseguaglianze educative derivanti dall'ambiente familiare. Infatti, rispetto agli studenti delle scuole superiori, i giovani universitari, gli studenti universitari, sembrerebbero, sono, diciamo, relativamente meno soggetti al dropout per via, diciamo, di una motivazione maggiore agli studi o comunque potendo contare su margini di autonomia nella gestione della giornata di studio sicuramente, diciamo, maggiori, in particolare se nella condizione di fuorisede. Quindi partendo, diciamo, da queste riflessioni andiamo ad illustrare adesso i risultati di uno studio di caso sul tipo di frequenza alle lezioni, online o in presenza, di un insegnamento di scienze sociali erogato nel primo semestre e rivolto agli studenti del primo anno di questo corso di studi, quindi del corso di studi in comunicazione pubblica ed impresa presso l'Università di Roma Sapienza. Diciamo che la ricerca si è concentrata sulla valutazione della relazione tra il tipo di frequenza, quindi lo stile di partecipazione, e il voto ottenuto al test intermedio di metà semestre nell'insegnamento di scienze sociali, appena menzionato. Si tratta, diciamo, di una delle primissime prove d'esame che
gli studenti hanno affrontato nel corso di laurea considerato, e la ricostruzione di questi stili partecipativi è avvenuta mediante la realizzazione di una web email survey che ha coinvolto circa 200 studenti nel periodo compreso tra la fine di ottobre e la fine di novembre dell'anno scorso, e dopo le prime 12 lezioni del corso in scienze sociali, a cui poi sono stati agganciati questi voti ottenuti al test intermedio effettuato qualche giorno dopo la rilevazione. Diciamo che una prima esplorazione delle risposte degli studenti, avviata applicando un'analisi della regressione lineare, conferma in qualche modo l'eterogeneità e quindi la complessità delle ragioni che orientano, che avrebbero orientato la fruizione della DAD e che quindi condizionano lo stile partecipativo assunto dagli studenti a lezione. Infatti in questa tabella che cosa vediamo? I valori dei coefficienti di regressione lineare mostrano come, a parità di condizioni, all'incrementarsi del voto di diploma, si riduce la propensione relativa a non superare la prova, anziché ad ottenere una votazione pari almeno a 25. Analoga tendenza si riscontra quando si analizza questa propensione comparando gli studenti che valutano negativamente l'ambiente di studio con i colleghi, con quelli che esprimono quindi la valutazione opposta. L'analisi tiene conto quindi di più aspetti contemporaneamente, inclusa la distinzione tra chi è iscritto al corso considerandolo come prima scelta e chi invece, diciamo, che lo avrebbe fatto più per ripiego o comunque solo dopo non essere riuscito ad iscriversi ad un corso inizialmente preferito. Tale distinzione pare riflettere il diverso grado di motivazione nell'affrontare il percorso intrapreso, con gli studenti più orientati a questo corso di laurea, maggiormente propensi quindi ad ottenere un voto migliore al test. Un secondo modello statistico, vado velocemente, tiene conto di altri fattori che incidono quindi su una migliore performance e valutazione al test, ancora una volta però emerge l'importanza del voto del diploma. E infine in questo terzo modello lo stile di partecipazione alle lezioni diventa ancora più complesso se si considera l'influenza di variabili legate all'origine sociale o alla zona di provenienza o al percorso formativo sulla votazione riportata al test. L'influenza di una buona motivazione sul discreto rendimento degli studenti al test va analizzata unitamente al peso esercitato da altri fattori, abbiamo visto, tra cui il background familiare degli studenti e il percorso formativo precedente, analizzabile a partire dal tipo di indirizzo formativo nel quale è stato conseguito il diploma. Il modello di regressione però che cosa mostra? Mostra che il tipo di partecipazione alla lezione sia influente sul voto ottenuto al test qui esaminato. Ciò quindi ha portato ad approfondire l'analisi ricorrendo ad un indice tipologico chiamato stile partecipativo degli studenti, costruito considerando contemporaneamente, diciamo, le lezioni in presenza con le lezioni a distanza, e in questo modo abbiamo, diciamo, ottenuto una variabile dicotomica operativizzata in termini di scarso orientamento alla DAD o medio alto orientamento alla DAD. Questo percorso analitico che cosa ha consentito di fare? Ha consentito innanzitutto di evidenziare l'assenza di una relazione lineare tra l'indice di partecipazione e la variabile posta nello status di dipendente, quindi della votazione riportata al test. Risultato che ha portato ad ipotizzare l'esistenza di differenti platee di pubblici e di studenti, ognuna caratterizzata da una specifica modalità di fruizione della DAD. Quindi al fine di identificare questi diversi tipi di studenti si è deciso di procedere all'analisi della regressione logistica ripetuta per gruppi separati di studenti, distinguendo quelli con scarso orientamento alla DAD da quelli con medio-alto orientamento alla DAD. E dalla lettura di questa tabella che cosa ricaviamo? Ricaviamo che per questo primo sottogruppo di studenti con scarso orientamento alla DAD, le variabili che incidono e che influenzano un buon voto ottenuto al test sono il voto del diploma e l'origine sociale. Però, andando alla tabella successiva, si evince parimenti che le stesse variabili, come il voto del diploma, influenzano ancora una buona performance degli studenti che seguono uno stile partecipativo particolarmente, scusate il bisticcio di parole, favorevole alla DAD, quindi con medio-alto orientamento alla DAD. In sintesi, che cosa si evince? Al confronto delle ultime due tabelle si evince che in entrambe le sottopopolazioni di studenti le variabili che incidono significativamente, in maniera significativa, sul voto conseguito al test sono sostanzialmente le stesse. Quindi gli intervistati, risultati più preparati,
si caratterizzano per un voto del diploma più alto, che è un indicatore di traiettoria scolastica solida, chiaramente, per una migliore connessione ad internet e per una maggiore motivazione nel seguire questo corso di laurea, costituendo questo la prima scelta al momento dell'iscrizione all'università. Quindi ancora una volta il rendimento non sembra dipendere dallo stile partecipativo, ossia dal tipo di frequenza, dal grado, scusate, di frequenza alle lezioni in presenza o al contrario in modalità online, quindi a distanza. Dunque si può giungere ad un primo importante risultato rispetto all'interrogativo di ricerca, ovvero che non esiste una relazione chiara, lineare, tale da individuare nella DAD una modalità organizzativa della didattica che penalizzi o al contrario favorisca gli studenti. Diciamo che se questo vale in generale, tuttavia l'analisi di tutte le tabelle di contingenza che considerano congiuntamente il voto al test con le differenti variabili selezionate per la specificazione del modello di regressione porta ad individuare differenti target. In particolare i risultati di questa ultima fase della ricerca, di questa ultima fase d'analisi, ha portato ad individuare ben 8 differenti tipi di pubblici per orientamento alla DAD e voto al test. Per agevolare la lettura riportiamo qui una sintesi ricavata dalla tabella 4, quindi gli studenti più fragili sono quelli che incontrano difficoltà maggiori nella partecipazione alla DAD. E una parte degli studenti, quella meno motivata, tende a partecipare al corso in modalità, come dire, fittizia, o comunque pur manifestando un atteggiamento che potremmo definire proattivo, volto a seguire quante più lezioni in presenza, non riesce ad attivare quell'attenzione adeguata a fruire delle lezioni con profitto, in maniera profittevole. Al contrario, e questo è un dato che vogliamo quindi portare subito all'attenzione, gli studenti provenienti dagli indirizzi di scuola superiore, tra virgolette, meno prestigiosi, quindi tecnici e professionali, ed in seconda battuta i licei meno tradizionali, quindi licei delle scienze umane e sociali, e contemporaneamente più motivati nella scelta del corso di laurea, tendono alla partecipazione in presenza più degli altri. In ogni caso, tra tutti gli intervistati, il rendimento varia a seconda della solidità scolastica, quindi del voto di diploma medio-alto, e sociale, con gli studenti di ceto medio tendenzialmente più preparati di quelli di estrazione operaia, caratterizzati in genere da percorsi meno solidi, da traiettorie educative, insomma, meno solide. Infine, la partecipazione alla DAD è maggiore in due gruppi, ossia tra gli studenti meno motivati nella scelta del corso di laurea, il cui rendimento varia sempre a seconda della solidità scolastica e sociale, e tra coloro in gran parte studentesse di differente origine sociale, decise quindi a frequentare il corso di laurea esaminato con maggiore motivazione perché valutato come la prima scelta, e con un percorso scolastico, dicevamo, di successo, ma costruito in licei differenti da quelli, diciamo, da quello classico e scientifico. Quest'ultimo gruppo, quindi, dal nostro punto di vista, rappresenta il target elettivo del corso di laurea in comunicazione pubblica e di imprese in Sapienza, e proprio per questo tipo di pubblico, è proprio questo tipo di pubblico, dal nostro punto di vista, a mostrarsi più resiliente rispetto all'emergenza sanitaria, in quanto si caratterizza per la maggiore partecipazione alla DAD associata ad un buon rendimento nella prova intermedia. Quindi, ricapitolando, la ricerca qui illustrata indica come non esista una relazione univoca tra la partecipazione alla DAD ed il tipo di rendimento rilevato considerando il voto al test, poiché a contare nei meccanismi di selezione universitaria sono ancora una volta i classici fattori di riproduzione delle diseguaglianze educative dovute all'origine sociale e alla traiettoria scolastica precedente degli studenti. Tuttavia, le differenti traiettorie sociali e formative degli studenti non sono riconducibili né tantomeno spiegabili solo, o meglio, a partire da una relazione deterministica tra origine sociale e percorso universitario. Piuttosto sappiamo bene che queste traiettorie prendono forma attraverso strategie educative variegate. In particolare, l'esistenza di pubblici differenti della DAD fa emergere la necessità di non organizzare questa politica educativa in maniera rigida, bensì la necessità di ricalibrarla e rimodularla con un'intensità variabile che tenga conto dei meccanismi di riproduzione sociale e del modo in cui
le differenti sottopopolazioni di studenti riescono a far fronte al carico cognitivo legato ai nuovi ambienti di apprendimento in DAD. Grazie ancora Maria, lascio la parola a Giuliana Parente che ci mostrerà anche lei gli esiti di una ricerca, nel suo caso non solo sugli studenti, se ho ben capito coinvolge anche il personale docente, commissionata dall'Università di Pisa, perché l'Università di Pisa ha commissionato all'esterno questa ricerca valutativa sugli effetti della didattica a distanza. Allora, innanzitutto vi porto i saluti del collega Luigi Cenzi che oggi è impegnato in una prova molto importante e quindi non potrà essere qui con noi. Come diceva già Alessandra De Cataldo, io porto un tipo di ricerca che è una ricerca commissionata, riguarda sempre l'Accademia, riguarda l'Università di Pisa, però è una ricerca su commissione privata. Quindi diciamo le fasi valutative, che sono quelle che vanno dalla definizione del mandato fino alla progettazione e alla raccolta dei dati, sono diciamo fasi concordate con il committente, che in questo caso è l'Università di Pisa, che si è voluto concentrare su alcuni aspetti invece di altri. Diciamo che in questo caso la possibilità del ricercatore di indagare anche laddove richiede che ci sia necessità di un approfondimento è stata abbastanza limitata, perché si doveva attenere a un mandato valutativo piuttosto stringente, come anche a delle tempistiche piuttosto ristrette. Proprio appunto volute dall'Università di Pisa, perché l'intento, la finalità di questa ricerca valutativa ha per lo più una finalità riepilogativa o un uso comunque strumentale e gestionale e politico di questa valutazione. Sostanzialmente serve all'università per capire cosa ha funzionato e cosa non ha funzionato, ma anche per giustificare il proprio operato o comunque andare ad agire sulle voci di bilancio. Per esempio, diciamo che la valutazione è stata richiesta proprio perché questo, come avete già detto, insomma anche in altre presentazioni, è stato comunque una fase delicata, un passaggio obbligato, un salto paradigmatico anche, perché comunque ha comportato una digitalizzazione dell'offerta formativa. E si è caratterizzata sia come un'esperienza di emergency remote teaching, ma anche e soprattutto come un'esperienza di apprendimento nel fare, che ha ridefinito ovviamente la propria quotidianità sia da parte di studenti che docenti. Quindi appunto l'Università di Pisa ha commissionato questa ricerca a un ente esterno che è Human Foundation, una fondazione per cui ho lavorato insomma fino a poco tempo fa, e proprio perché voleva comunque apprendere proprio dall'evidenza per capire se gli strumenti e l'organizzazione, il modo di implementare la DAD è stata risultata efficace e efficiente. Quindi le domande valutative che il committente si è posto riguardano circa l'incremento della partecipazione, per quali target è aumentata, quali strumenti didattici sono stati efficaci ed efficienti, se questa didattica è in grado di conciliare maggiormente i tempi di studio e lavoro, se ha soddisfatto vecchi e nuovi bisogni formativi e soprattutto quali sono state le criticità della didattica a distanza, in modo tale da tentare di risolvere. Poi vedremo come problemi in realtà strutturali del paese si in qualche modo integrano a problemi interni all'università, a volte comportando l'impossibilità di risolvere alcune criticità. Quindi le dimensioni di indagine in qualche chi è più vicino all'università tende a diminuire la propria frequenza, e mentre aumenta in quelli che comunque avevano un tragitto casa università maggiore di 30 minuti. L'Università di Pisa ha chiesto un focus sulla disabilità, sugli studenti con disabilità e DSA. Anche qui, come vedremo, come già accennato Alessandra prima, c'è comunque la DAD funziona per un tipo di target che è soprattutto per gli studenti con disabilità, dove la loro partecipazione aumenta quasi del 10%. Questo è dovuto un po' alla disabilità è insomma un mondo abbastanza affascinante e altrettanto eterogeneo. Diciamo che chi ha una disabilità fisica motoria è sicuramente agevolato dalla DAD. Faccio l'esempio di un caso emerso durante un focus group: c'era un ragazzo che aveva una bassa mobilità e per raggiungere l'università lui ogni mattina doveva prenotare un treno. Se prenotava in ritardo un treno con la pedana o il treno non era disponibile, lui era impossibilitato ad accedere all'università, e quindi diciamo a lui avvantaggiato, come a lui e come a tanti altri studenti con la disabilità, avvantaggiato la partecipazione.
mentre il vero tallone d'Achille forse della DAD è in riferimento agli studenti con DSA. Allora, innanzitutto questi studenti hanno in generale partecipato meno alla nostra rilevazione e questo pone comunque interrogativi sullo strumento di ricerca che sia, su strumenti di ricerca che siano comunque a portata anche di questi ragazzi con problemi dell'apprendimento e in generale all'interno dei focus group abbiamo scoperto che questi ragazzi hanno avuto molta difficoltà perché l'implementazione dei contenuti, delle modalità di erogazione dei corsi online non erano fruibili ai ragazzi con DSA. Esempio, la possibilità di avere un carattere di scrittura più grande permette a questi studenti di leggere meglio, come avere delle registrazioni o delle sottotitolature permette a questi ragazzi comunque di fruire maggiormente in maniera più fluida i contenuti. Infatti è curioso anche insomma dai focus group è stato rilevato che questi studenti molto spesso hanno fatto ricorso a tecnologie proprie che permettevano di registrare anche quando non era consentito le lezioni online e poi di rivederle in qualche modo abbassando la velocità, diminuendo la velocità della registrazione in modo tale da poter ascoltare molto più lentamente le parole del docente e quindi recuperare una lezione. Ovviamente questo non sempre era possibile, dipendeva dal tipo di tecnologia posseduta, dipendeva anche se l'università insomma era disponibile, però in generale gli studenti con DSA hanno avuto una grande difficoltà. Per quanto riguarda invece l'attività di studio richiesta dai docenti, diciamo che qui dicono che sono rimaste invariate, anche se qualcuno quasi sommando l'aumentate ma di poco, diciamo che in qualche modo sono aumentati. Tanto è vero che sono aumentati anche, come vediamo da quest'altra tabella, il numero di materiali didattici, mentre sono diminuite le esercitazioni. Questo, come dicevo prima, perché implementare le esercitazioni online è risultato molto difficile per mancanza di software adeguati o di una loro conoscenza. Forse è secondo la tematica di robotica fatti online. Io lo posso confermare perché ero proprio terminavo il mio dottor, arrivo velocemente ai docenti, diciamo i docenti sono stati quelli in generale meno soddisfatti della DAD che hanno trovato più problemi, hanno modificato i contenuti ma non di troppo e questo insomma anche dalle interviste, dai focus group fatti con i ragazzi si evince che i docenti hanno traslatato in modalità online la didattica ordinaria non agevolando comunque proprio la fruizione. La maggior parte ha fornito materiali didattici senza un commento audio, questo comunque non ha aiutato i ragazzi con DSA. Inoltre i docenti hanno un pochino aumentato la durata delle lezioni, hanno però trattato un numero inferiore di argomenti e hanno prodotto una sovrabbondanza di materiali didattici che a volte hanno confuso anche gli studenti o comunque ne hanno aumentato il carico di studio. Quello che però accomuna docenti e studenti è questa mancata possibilità di interazione e di partecipazione in termini di apprendimento con i propri pari per quanto riguarda gli studenti, perché comunque molti studenti si sono trovati svantaggiati nell'apprendere proprio perché il confronto tra i loro pari in realtà era un arricchimento, li aiutava anche a ottenere voti più alti. In realtà questo è stato vero anche per i docenti, hanno trovato non poca difficoltà a non poter vedere i propri studenti o essere interrotti o comunque a non poter avere un feedback immediato anche solo guardando i propri studenti.
diciamo che però tutti hanno detto che le attività didattiche a distanza sono sicuramente meno efficaci ai fini dell'insegnamento, quindi diciamo l'immagine che i docenti hanno nella DAD è comunque sicuramente meno positiva di quella che hanno gli studenti. Questo, come dicevo prima, emerge anche una differenziazione tra le diverse aree CUN, in particolare l'area 14 delle scienze politiche e sociali ha ritenuto la DAD molto più impegnativa e come vediamo invece le scienze insomma più hard hanno un po' appagato lo scotto dell'impossibilità di andare in laboratorio, di fare esercitazioni o comunque di fare quelle attività molto più pratiche. Invece diciamo l'area 9 ingegneria industriale dell'informazione è stato un caso eclatante perché l'ha trovata idonea, però diciamo che qui abbiamo anche l'eccellenza in qualche modo diciamo tecnologica o comunque di competenze digitali perché proprio in questa area alcuni docenti hanno in qualche modo per sopperire alle mancanze di strumenti adeguati hanno creato una loro piattaforma di esercitazioni perché sostanzialmente è stato possibile perché avevano più competenze digitali degli altri docenti. Diciamo che la maggior parte infatti non ha aggiunto funzioni alle piattaforme già fornite dall'università, però è interessante anche sapere che chi l'ha fatto per avere maggiori possibilità di interazione durante la lezione. Quindi in qualche modo i più ravveduti hanno cercato di sopperire a questa mancanza delle piattaforme e dell'interazione attraverso strumenti aggiuntivi, caratterizzando, se vogliamo, un po' una didattica a distanza per lo più innovativa rispetto a quella ordinaria. Diana, ti Segnalo devo. altre criticità, ma credo di non avere più tempo, quindi insomma io insomma, mi fermerei, sono poi nate alcune raccomandazioni restituite all'università. Domande? Io molto brevemente volevo condividere con voi, con Giuliana, una riflessione. A un certo punto, all'inizio della presentazione, parlavi di cambio di paradigma. Ecco, io mi stavo chiedendo se effettivamente, lo stavamo in fondo dicendo anche nella presentazione precedente, c'è stato veramente un cambio di paradigma, perché un cambio di paradigma sottintende un'adesione complessiva, un cambio non soltanto nelle tecniche, ma anche nell'impianto concettuale, no? Dell'approccio a un problema. E noi quello che stavamo dicendo prima è: adesso cosa succederà? Perché la tua stessa presentazione, Giuliana, non mostra, c'è stata molta resistenza, no? Al cambiamento. Quindi non so se effettivamente possiamo parlare nei termini di un cambio di paradigma, proprio perché vediamo, insomma, se veramente c'è uno spostamento di prospettiva anche teorica, concettuale. Non lo so, lascio aperto insomma a te, Questo chiedo un commento e. è sicuramente la parola cambiamento, una parola molto forte. Allo stato attuale forse è inopportuno parlare di un cambiamento. Diciamo che forse il mondo anche di studio si divide in due grandi filoni, no? Chi reputa la DAD puramente una didattica d'emergenza e chi invece ravvisa un cambiamento. Io personalmente sarei molto più cauta. Cioè, secondo me è un'esperienza che comunque ha condizionato in determinati processi, determinate modalità, determinate pratiche. Forse non è un cambiamento, ma sicuramente è stata una frattura e avrà sicuramente costretto, avrà costretto comunque un ripensamento dei propri modelli, educativi e di didattica. Ora non so poi quanto questo strascico, mettiamola, insomma, la dico così, sarà poi messo a sistema. Probabilmente o sarà gettato nel dimenticatoio, però sicuramente, come posso dire, tutta quella componente anche della scuola, più innovativa forse ha un motivo, insomma, in questo contesto di alzare un po' più la voce e andare un po' più a premere per una messa a sistema di una didattica che comunque rompa con i vecchi canoni. Comunque,
si parla già da un sacco di tempo, soprattutto in ambito scolastico, di innovazione, di centralità sullo studente. E secondo me la DAD poteva essere davvero un'occasione per porre ancora più l'accento sulla centralità dello studente. Non so se sia stata un'occasione mancata, forse è ancora un po' prematuro dirlo. Probabilmente la stragrande maggioranza, come si evince, è resistente, quindi passato questo momento di pandemia, io sono molto negativa, cioè si ritornerà a come era prima. Però confido in quell'ala, diciamo, più radicale, più innovativa di docenti, studenti, insegnanti, che poi mettano a sistema, se con piccole sperimentazioni o pratiche, tutto questo ripensamento dei paradigmi educativi. Almeno io spero che sia così, però è anche una mia considerazione personale perché sono molto legata comunque temi dell'innovazione digitale e Ok, scolastica. grazie. Scusami, io a questo, a proposito della risposta che stavi dando a Brunella, mi ero segnato un po' di domande, cercherò di riassumere. Io dal tuo paper, ma forse sono distratta io, non ho capito delle cose che secondo me segnano molto la differenza. Cioè non ho capito quando si è aperto e chiuso il campo della rilevazione e se voi nella rilevazione facevate riferimento a uno specifico momento della pandemia. Perché tu parli di emergency remote teaching, che è sicuramente un'interpretazione corretta per quanto riguarda il primo lockdown, cioè erano tutti impreparati, nessuno immaginava da un giorno all'altro di doversi inventare una didattica a distanza. Diverso invece è stato l'anno scorso, dove gli Atenei, seppure in fretta e in furia, avevano avuto il modo di organizzarsi e di riflettere sul tipo di didattica. Quindi, secondo me, questo fa molto la differenza. E poi un'altra cosa che mi è mancata, forse, sono state un po' di informazioni di contesto, cioè sull'Università di Pisa e su come ha fatto la DAD. Perché tu parli di piattaforme al plurale, siccome cioè per quello che ne so io, ogni Ateneo ha usato una piattaforma in cui ha fatto confluire tutto, un po' mi ha portato fuori strada il fatto che tu abbia parlato di più piattaforme. Cioè non mi è chiaro Pisa come ha fatto questa DAD, perché forse la resistenza, secondo me non c'è stata tanta resistenza nell'università italiana da parte dei docenti. Magari appunto all'inizio sì, quando si sono svegliati da un giorno all'altro a dover inventare. Io mi ricordo che il venerdì l'Ateneo ci ha detto che dovevamo fare didattica a distanza, io avevo lezione il lunedì alle 8:30, mi è preso un colpo perché non ero, cioè avevamo la piattaforma ma non ero pronta. Però dopodiché gli effetti positivi sicuramente ci sono. Alcuni effetti positivi ci sono. Forse se tu ci spieghi meglio, brevissimamente, come ha fatto la DAD Pisa, forse capiamo anche un po' della resistenza, perché se veramente hanno usato 1.000 piattaforme diverse, cose diverse. Questo, grazie Alessandra, non sono arrivata a dirlo, però sì, questo è stato un tasto abbastanza dolente perché da quanto hanno dichiarato i docenti e gli studenti non c'è stato l'utilizzo di una sola piattaforma. Diciamo, quella prevalente era Teams, però poi ogni docente ha utilizzato lo strumento che più in qualche modo, non so, conoscevo o gli era convenevole. Quindi i ragazzi hanno trovato una grande difficoltà anche nel passaggio tra le varie piattaforme ed è stata una cosa segnalata. Infatti, all'unisono hanno chiesto un'unica piattaforma in cui concentrare tutte le attività didattiche, anche per evitare, insomma, questi cambi repentini tra una piattaforma e l'altra, quindi agevolare comunque l'entrata e l'uscita dalla piattaforma. E questo è stato il primo grande scoglio. Il secondo scoglio che è emerso soprattutto nei focus group è circa la possibilità di avere una piattaforma però costruita dall'università perché molti avevano, insomma, c'è stata una sorta di paura per i propri dati personali, quindi alcune resistenze sono state legate comunque all'accesso a piattaforme che erano comunque di aziende, di multinazionali, di compagnie terze, non direttamente gestite dai propri studenti. E alcuni studenti sono posti molto la questione della propria privacy, delle proprie informazioni, oddio, mi sta registrando, ma la registrazione dell'università andrà in piattaforma, chi sto vendendo i miei dati?
si è scatenata comunque su questo veramente una riflessione durante i focus group molto accurata. Forse sì, la mancanza è stato proprio l'utilizzo di una sola piattaforma, ma come abbiamo visto però ci sono stati anche casi più illuminanti, più innovativi, dove addirittura docenti hanno messo, hanno implementato le proprie piattaforme, le piattaforme di esercitazioni, perché comunque avevano una conoscenza del coding avanzata. Questo è quello soprattutto, come dicevo prima, nelle università insomma di informatica o comunque di scienze della comunicazione. Scusa Giuliana, dice, chiede Tindara nella chat se nelle singole piattaforme si sono rilevate diverse problematiche per DSA o con problemi di tipo acustico, perché giustamente per chi ha delle difficoltà anche diciamo, la piattaforma personalizzata può... Esatto. Allora, diciamo, questo non si è pensato, cioè nessuno ha pensato che determinate piattaforme potessero agevolare determinati studenti. Non è stato pensato, non è stato neanche richiesto in fase di valutazione. Quello che sicuramente, anche perché la realtà è molto eterogenea, l'utilizzo della piattaforma che tu vai a utilizzare molto dipende dalla tua dotazione tecnica di base. Cioè, per esempio, Teams è molto più leggero, quindi diciamo è una piattaforma che su alcuni PC va meglio. Zoom, in alcuni casi, se hai comunque già una dotazione infrastrutturale non proprio insomma di alti livelli, è già un pochino più difficile. Quindi diciamo questo non si è potuto controllare, perché sostanzialmente la dotazione tecnologica infrastrutturale di studenti era assai diversificata. Per esempio è emerso che molti studenti delle aree interne erano totalmente impossibilitati a partecipare, oppure alcuni studenti erano rimasti comunque nelle case dello studente e condividevano, questo è emerso dai focus group, la connessione con altri 5 studenti tutti collegati in DAD. La connessione saltava, studenti impossibilitati, la riduzione degli spazi non appropriati, molti non avevano neanche una scrivania nell'alloggio in cui vivevano, molti hanno dovuto comunque utilizzare la connessione perché molti utilizzavano quella dell'università, non l'avevano comunque nei propri appartamenti. Quindi diciamo questi studenti o sono stati costretti a ritornare nelle proprie, insomma, nei luoghi di residenza, o non hanno comunque partecipato. Quindi diciamo che c'è stata, non si è potuto controllare perché la dotazione di base era molto molto eterogenea di questi ragazzi. E comunque, sottolineo questa cosa, scusa, soltanto per dirla, l'Università di Pisa è stata una delle meno poche università o comunque delle richieste che ci è arrivata di concentrarsi sui DS. E sui studenti disabili, cioè perché questo target a mio parere è stato completamente forse un po' dimenticato dal quando si è parlato di didattica a distanza, comunque ci si è concentrati su altro, no? Poi mano a mano sono venuti fuori insomma diversi aspetti, tra cui anche una particolare attenzione per questi target di per sé già svantaggiati. E, diciamo, secondo me il merito è stato quantomeno aver chiesto un approfondimento almeno sulla partecipazione ai problemi incontrati, però no, non si è arrivato alla messa a sistema o a un confronto tra le varie piattaforme per studenti di SA, questo no, non è stato fatto. Anzitutto buongiorno a tutte e a tutti, presenterò appunto come già dicevamo all'inizio un lavoro condiviso con Antonio Fasanella, che vi saluta caramente e si dispiace insomma davvero non poter essere qui oggi presente con noi. Quello che andrò a rendicontare è il nucleo essenziale dei risultati di uno studio che connette rappresentazioni, vissuti, valutazioni sulla DAD con il mondo della scuola secondaria di secondo grado italiano. Abbiamo parlato fino ad ora sostanzialmente di università, quindi mi fa molto piacere adesso con il mio contributo entrare in un mondo della formazione un po' diverso. I risultati di ricerca che presento oggi fanno capo a un'ampia indagine finanziata dalla Sapienza e connessa con le attività dell'Osservatorio di Sociologia Elettorale del Dipartimento Coris della Sapienza di Roma. Lo studio ha riguardato diversi aspetti della vita quotidiana giovanile, dal percorso scolastico alla vita familiare, al tempo libero, agli usi delle piattaforme digitali. Direi che il suo nucleo centrale in realtà è rappresentato dagli stili di ragionamento, dalle modalità di classificazione e semplificazione adottati dai giovani in relazione a questioni urgenti, oggetti del mondo e figure di riferimento.
In ogni modo, in questo paniere di dimensioni analizzate, l'esperienza della didattica a distanza riveste un ruolo comunque centrale nell'indagine. Questa ricerca è una web survey chiusa, condotta nel contesto della scuola italiana secondaria di secondo grado. Questa indagine è stata avviata a metà febbraio 2021 e la rilevazione è durata per un bimestre pieno. Ha coinvolto 209 istituti scolastici dei 1599 presenti nei capoluoghi di regione e provincia d'Italia e devo dire che per quanto il campione raggiunto non si possa certamente considerare statisticamente rappresentativo per via no, della selezione non casuale poi delle classi all'interno delle scuole, possiamo però almeno dire che al confronto tra popolazione e campione rispetto alle variabili indirizzo scolastico e area geografico, mi soffermo giusto su queste adesso, non emergono insomma particolari squilibri. Il questionario online era molto oneroso, lo dico con onestà, conteneva ben 68 domande, comunque quasi tutte standardizzate. I casi raggiunti, nonostante insomma tale no, e pesantezza dello strumento, sono complessivamente 6.689 e le classi selezionate ai fini della rilevazione, due per istituto, sono sostanzialmente le seconde e le quarte superiori. E velocemente, avvio il mio discorso di presentazione annunciando che ci siamo posti in questa prima fase di analisi l'obiettivo di individuare i principali profili di adattamento alla DAD del campione di riferimento, prestando particolare attenzione ai fattori connessi con il peggioramento delle performance scolastiche, le disuguaglianze digitali, forme di disagio cognitivo-emotivo e forme di marginalità ed esclusione. Ecco, vedete quello che è il prospetto grosso modo schematizzato dei fattori che abbiamo considerato, data anche la ricchezza di variabili disponibili in matrice. Volendo ora riferire quali siano le caratteristiche principali del contesto in cui si è innestata la DAD, possiamo dire, dati alla mano, che lo spazio disponibile in casa ai fini dello studio, ma anche del relax, è stato considerato del tutto inadeguato dal 21% degli intervistati e parzialmente adeguato da una quota rilevante di essi, il 25%. In casa è presente almeno uno smart worker nel 30.1% dei casi, una porzione direi rilevante di intervistati ha affermato di condividere lo spazio abitativo con un genitore quando non entrambi, che evidentemente essendo in questa condizione necessitava appunto di una postazione di lavoro e anche di banda e che per quanto in una condizione di flessibilità lavorativa non era sempre necessariamente nelle condizioni di monitorare e seguire le attività scolastiche a distanza del o dei figli. Sappiamo che in molti studi condotti durante la pandemia è emerso come gli smart workers e in special modo le donne in questa condizione abbiano visto notevolmente dilatato il proprio tempo di lavoro, sperimentato un aumento del carico unitamente anche ad una maggiore intensità delle attività dello spazio domestico, quindi a un maggiore stress, a un più ampio rischio di distrazioni, interruzioni e interferenze. D'altro canto, guardando anche come dire, al bicchiere mezzo pieno, il genitore in smart working e il figlio in DAD si prestano al contempo a essere interpretati come una diade nelle condizioni più favorevoli ai fini di un proficuo scambio di skills e del più agevole adattamento alla DAD e alla dematerializzazione dei compiti e delle funzioni lavorative. Quindi da un lato c'è un lavoratore a distanza improvvisamente iperconnesso, formato ad hoc, anche se in tempi record e in modalità full immersion sull'uso di specifiche piattaforme che qualche volta sono peraltro le stesse utilizzate dai figli sul fronte formativo e dall'altra ci sono bambini o appunto in questo caso giovanissimi abitanti per eccellenza della Platform Society. Nel nucleo familiare sono presenti altri soggetti in DAD, almeno uno nel 66.7% dei casi intervistati e nel circa 22% si registrano sia soggetti in DAD che in smart working. Quindi di nuovo insomma, si profilano situazioni di possibile stress come anche direi di cooperazione. La connessione internet quando riferita alla propria abitazione è considerata inadeguata
dal 14% circa dei nostri intervistati, però invece quella riferita alla scuola è definita non all'altezza della situazione da oltre il 60% dei ragazzi raggiunti. La valutazione in termini di inadeguatezza riguarda peraltro casa e istituto scolastico in quasi il 10% dei casi raggiunti. Insomma, direi che si tratta di percentuali considerevoli se, per esempio, pensiamo che questa nostra indagine si è svolta non all'inizio della pandemia, bensì nella sua seconda annualità. Tra i dispositivi tecnologici disponibili a casa, ovviamente non necessariamente ad uso esclusivo, anzi più probabilmente condiviso, spicca il PC portatile, seguito dal tablet, dal PC fisso. Non ci dobbiamo dimenticare di quel 2,5% di studenti, pochi, ma ovviamente non da trascurare, che almeno dichiarano di essere sprovvisti di qualsiasi dispositivo. Cosa fa da sfondo? Fa da sfondo una variabile interessante che ha a che fare con le previsioni circa la fine della pandemia. Sostanzialmente tanti studenti non sanno neppure formulare un'ipotesi su quando finirà l'emergenza. Si tratta di quasi il 30% degli intervistati. Peraltro il 17% circa prospetta una lunga e faticosa emergenza, fissando la risoluzione del problema Covid dopo il 22. Qualcuno, per la verità, dice pure che secondo lui il Covid non sarà mai sconfitto. Emerge quindi come vivere i tempi del Covid-19 abbia ampiamente scalfito, e lo dicono tante ricerche, ridimensionato la progettualità di vita, e questo ridimensionamento riguarda, fra l'altro, molti studi lo evidenziano, proprio il piano formativo e professionale, e quindi abbia scalfito l'orientamento al futuro. Immaginare tempi lunghi di risoluzione dell'emergenza sanitaria, non sapere neanche decifrare la fine della pandemia, insomma, potrebbero essere interpretati nella direzione del ridimensionamento delle proprie aspettative e dell'avanzare quindi di un atteggiamento meno ottimista che in passato. A un anno di distanza quindi dall'esplosione della pandemia, gli intervistati si sono pronunciati sulla modalità preferita di erogazione della didattica. E per quanto si affermi con il 45-46% delle indicazioni collezionate la predilezione per la didattica tradizionale in presenza, il quadro che è emerso in questo studio è piuttosto articolato. In effetti abbiamo quasi il 31% dei ragazzi raggiunti che si esprime a favore della didattica mista. Preciso subito che si tratta di una didattica intesa nei termini di andare per qualche giorno della settimana a scuola e qualche altro giorno restare a casa, insomma alternare momenti di presenza a scuola come a momenti, insomma, in cui la didattica si segue da casa. E poi c'è un 24%, direi una percentuale interessante di casi, che si schiera a favore della didattica assolutamente a distanza, tutta a distanza. Le opinioni sulla DAD consentono di ricostruire gli effetti principali che tale modalità di erogazione della didattica ha avuto sugli iter studenteschi. Per esempio la DAD aumenta i rischi di distrazione e di interruzione, e spostando le relazioni dal mondo reale a quello virtuale incide diffusamente in modo negativo e trasversale sulle interazioni tra i pari e con i docenti. E inoltre la DAD in un quarto dei casi incide negativamente sul rendimento scolastico. Bisogna fare qui una precisazione, perché il rendimento scolastico resta tuttavia invariato in oltre la metà dei casi, il 53% circa. E questa è la percentuale più elevata in assoluto di coerenza al confronto tra fase prepandemica e post-pandemica. Migliora addirittura il rendimento nel 22,5% dei casi. Quest'ultima percentuale, peraltro, è seconda solo sul fronte degli effetti positivi della DAD a quella riferita alla possibilità di gestire meglio il tempo. Si esprimono in questi termini circa la metà dei soggetti intervistati. Sono pochissimi, infine, gli studenti che ritengono che la DAD sia più efficace ai fini dell'apprendimento, sono meno del 10%, o che abbia comportato una riduzione del carico di studio, una percentuale affine. È bene precisare però, ecco, che tutte le valutazioni registrate sono espresse
con specifico riferimento alla propria esperienza, nei termini, diciamo, di un bilancio dal momento di avvio della pandemia fino al momento della rilevazione. E quindi non rappresentano dei giudizi generali da parte di questi intervistati sulla DAD e sulle ricadute più ampie sulla figura dello studente e dell'istituzione scolastica. Velocemente dirò che appunto l'applicazione congiunta dell'analisi delle corrispondenze multiple e della cluster analysis, a partire appunto dalla batteria di domande riferite alla valutazione dell'esperienza della DAD, ha consentito di sintetizzare le variabili che avevamo a disposizione. Abbiamo individuato, isolato due fattori che spiegano rispettivamente il 35% circa e il 13% circa dell'inerzia comune e che appunto abbiamo denominato ricadute sull'efficacia del percorso formativo e sulla qualità della relazione docente-studente e ricadute sul carico didattico, rendimento e socialità nelle relazioni tra pari. Sulla base dei fattori che abbiamo estratto, abbiamo poi individuato i quattro profili di adattamento e reazione alla DAD che appunto ho riportato nella slide. Nella slide successiva entrerò nel dettaglio di ciascuno di questi gruppi in modo appunto soprattutto che possiate cogliere come siamo giunti a queste etichette. Tra l'altro sotto la tavola 1 della slide successiva è riportata una leggenda e anche i colori, diciamo, che abbiamo adoperato per colorare le celle dovrebbero in qualche modo aiutarvi a riconoscere gli aspetti critici e non tra le variabili modalità e attive illustrative che abbiamo considerato nella nostra analisi. Allora, partiamo dal primo gruppo, quello che abbiamo definito dei conflittuali. Chi sono questi, diciamo, questi ragazzi, secondo la nostra interpretazione complessiva dei dati? Soggetti in grave sofferenza sul piano formativo e anche relazionale, per i quali sembrano cumularsi, combinarsi in modo particolarmente disagevole gli svantaggi del passato e anche del presente, in cui emerge una sostanziale sospensione di ogni progetto. Questi ragazzi si caratterizzano per un atteggiamento del tutto respingente nei confronti della DAD, non a caso sperano in un ritorno alla didattica in presenza. Sono soggetti fragili, più spesso di provenienza liceale, che si scontrano con molteplici carenze e criticità, sia a casa che a scuola. Dalle analisi emerge come essi siano più insoddisfatti degli altri, spesso soli, senza spazi, ma senza sostanzialmente grandi ancoraggi. Questi ragazzi, tuttavia, forse timorosi di perdere definitivamente il controllo della situazione, lo vedete insomma in tabella, aspirano al rientro a scuola, evidentemente vissuto questo come unico freno possibile di fronte all'acuirsi di già molto evidenti criticità. Abbiamo poi il gruppo dei... Oddio, che ho fatto? Ho chiuso tutto, no. Abbiamo il gruppo dei dialettici, che è il gruppo più, insomma, corposo in questa nostra cluster. Si tratta del 37% circa degli intervistati, soggetti in sofferenza sul piano relazionale a causa del Covid, a cui manca sostanzialmente la socialità tra i banchi di scuola, il confronto vivo, no, con i propri insegnanti. Mostrano una particolare propensione verso lo studio e si caratterizzano per una dialettica, diremmo, di tipo adattivo. Prediligono la didattica in presenza, ma in effetti sono aperti anche alla didattica mista. Quindi possiamo dire che il loro non è un conflitto aperto nei confronti della DAD, proprio perché sono capaci di trovare equilibri nuovi sul piano formativo e sostanzialmente soprattutto a mantenere viva la propria motivazione, a mantenere vivo il proprio interesse verso il percorso di formazione intrapreso, come anche i progetti per il futuro che vedono di nuovo al centro di tutto la scuola. Si tratta di una tendenza dei liceali più forti in che senso? Socialmente. Hanno i genitori generalmente entrambi occupati, hanno elevato capitale culturale, possono contare su un solido sistema di opportunità e di stimoli. Sono forti scolasticamente, dobbiamo pensare appunto che le variabili disponibili sono quelle legate al rendimento scolastico dell'anno precedente, che è buono,
Ottimo, e anche diciamo, all'assenza di effetti negativi della DAD sul rendimento attuale. Sono forti questi ragazzi anche affettivamente perché possono contare su legami solidi, sono soddisfatti, sono consapevoli di vivere una vita piena anche sul fronte del tempo libero e la qualità delle loro relazioni anche in classe è elevata. Poi abbiamo un gruppo che abbiamo appunto etichettato come dei consensuali critici. Non ci sono tante variabili o tante modalità, insomma, che ci aiutano nell'interpretazione, però l'idea che ci siamo fatte è che si tratti di soggetti che, pur prediligendo la DAD, esprimono il proprio disagio verso il maggiore carico di lavoro, il più ampio impegno che essa, insomma, comporti. Sono in difficoltà anche nella gestione del tempo, diciamo che sopportano il peso della DAD e contemporaneamente non sono supportati dalla famiglia d'origine, lo vediamo dalle poche variabili a disposizione, e neanche da una scelta scolastica di tipo espressivo e autodiretto a monte. E questi ragazzi, pur caratterizzandosi anzitutto per il tratto della consensualità nei confronti della DAD, comunque non escludono la possibilità di affiancare a quest'ultima la didattica mista. Abbiamo infine il profilo dei consensuali opportunisti, che sono soggetti il cui adattamento alla DAD sul piano formativo e relazionale cela una forma, abbiamo pensato, di consensualità di tipo strumentale e a tratti acritico. Per questi intervistati sembra che la DAD si prospetti come una soluzione efficiente, ma solo in quanto strumento utile a chiudere velocemente e senza una particolare dose di impegno con la scuola, in quanto proprio più comoda chiave di accesso per il mondo delle professioni. Quindi la nostra impressione è che questi intervistati siano praticamente quelli dalla telecamera e dall'audio perennemente spenti in fase di fruizione della didattica, senza alcuna spinta verso una presenza attiva a lezione e più in generale a scuola. Maria Paola, L'impressione... Sì. scusami, mi dicono che fra 2 minuti ci staccano la connessione. Ah, ok. E allora diciamo che questo per noi è proprio il, diciamo, il profilo più interessante perché in questo abbiamo, diciamo, evidenziato, riscontrato le principali insidie, i principali rischi. Ok? Quindi, diciamo, andando allora a questo punto a concludere. La quota di soggetti potenzialmente a rischio di esclusione sociale evidenzia l'esistenza di forme di disuguaglianza che, a nostro modo di vedere, preesistono rispetto alla fase pandemica e all'introduzione della DAD. Il peggioramento delle performance e il ridimensionamento della progettualità riguarda quindi soggetti già previamente fragili. La DAD fa sentire privati di relazioni di qualità un notevole numero di studenti, per quanto i percorsi scolastici in molti casi restino brillanti. Il problema di accesso alla rete, l'inadeguatezza dello spazio domestico ai fini dello studio relax, ovviamente acuiscono ogni altra forma di criticità emersa. E fra l'altro il quadro delle competenze di utilizzo della tecnologia ci sembra che lasci trasparire un notevole divario che probabilmente riguarda non solo gli studenti ma anche i docenti. Tirando quindi le somme, il dato più sorprendente ci sembra essere quello della DAD come espediente, no? Il profilo 4 su cui mi ero soffermata poco fa, uno strumento proprio insidioso, capace di inficiare le tradizionali funzioni della scuola e proprio anche il ruolo dell'insegnante. Contemporaneamente, diciamo, uno strumento insidioso perché in potenza capace di condannare alcuni giovani, peraltro inconsapevoli, a una sicura discesa sociale. Quindi la scuola come via d'uscita è il nostro risultato più pregnante e la penalizzazione degli studenti caratterizzati da un legame forte con la scuola, che di fatto si trovano nella condizione di dover tollerare la forma che la didattica ha assunto, in pandemia.
L'ultima nota è quella, diciamo, l'esigenza forse anche di un, per questo abbiamo parlato di relazioni in bilico, una, diciamo, lettura d'insieme, l'esigenza anche di un maggiore, più denso, fitto dialogo tra la scuola e la famiglia, una maggiore attenzione verso gli aspetti relazionali e interazionali, questo sia nel contesto classe che in ambito domestico. Ecco, sempre nella direzione di poter tradurre le nuove forme della didattica che insomma abbiamo tutti sperimentato e nella scuola superiore sono state sperimentate in opportunità diffuse, soluzioni efficienti e trasversali, patrimonio di tutti e non solo moltiplicatori di difficoltà.